Procede l'iter per avviare gli espropri da parte di ANAS di alcuni terreni privati dei comuni di Roseto, Notaresco e Giulianova per la realizzazione del quarto lotto della Teramomare. In questa settimana è arrivato il secondo avviso al comune di Giulianova e anche agli altri due enti relativo all'avvio della procedura di acquisizione prevista per 47 appezzamenti di terreno che ricadono nel territorio comunale giugliese per altri 7 a Notaresco e gli altri 59 a Roseto. Un progetto che deve andare avanti, un progetto strategico di collegamento del mare, della costa all'interno, quindi Teramo e a Roma. E sicuramente dovrà tener conto di quelle che sono le bellezze naturalistiche, ambientali e agricole di quella zona, ma soprattutto dovrà tener conto anche dello sbocco di questo tratto Teramo-mare, cioè di non creare un unico collegamento verso nord o verso sud, ma come personalmente ho proposto di realizzare una rotonda che abbia una doppia uscita, una verso Giulianova e una verso Roseto, affinché chi deve introdursi, quindi imboccare questo tratto, non deve andare per forza a ingorgare il traffico da una parte e dall'altra. Un'opera strategica, possono ancora fare queste modifiche secondo lei? Sì, sono modifiche che sono ancora più che fattibili, non sono modifiche impattanti, ci sono aree che personalmente ho indicato sulle quali realizzare questa rotonda che abbia, consente quindi una doppia uscita e che si colleghi con la statale esistente. Va ricordato che se a Notaresco e Giulianova non si prevedono problemi perché le rispettive amministrazioni hanno acconsentito a questo intervento e non è nato nessun comitato di protesta, a Roseto invece la situazione è molto diversa. L'amministrazione infatti ha convocato per il 20 giugno un consiglio comunale nel quale si discuterà la proposta di un ricorso contro ANAS per ottenere la sospensione del procedimento di esproprio dei terreni e per chiedere la completa revisione del progetto. L'ANAS dal canto suo va avanti secondo il programma, procedendo con l'acquisizione per motivi di pubblica utilità di terreni destinati a ospitare il tracciato del quarto lotto della Teramo Mare.